tutti. Stavo rispondendo alla domanda di Paola, che mi dice: ciao, alcune volte mi capita di non riuscire a dire quello che penso, di non essere me stessa, e questo mi frustra. Come posso fare? Pensavo che quando non riusciamo a essere noi stessi, in realtà ci stiamo proteggendo da qualcosa. Quando qualcosa ci ferisce, ci causa una ferita, mettiamo in atto delle maschere per autoproteggerci, per non guardare questa ferita, per non affrontarla, e quindi ci falsiamo. Ti faccio un esempio. Facciamo finta che io mi ferisca, no? Ci sia qualcosa che mi ferisce. Questa è una ferita. Allora, se io metto una maschera per non affrontare questa ferita, è come se mettessi un cerotto su questa ferita. Se io metto un cerotto così, io non vedo più la ferita. Per me non c'è. Ma dato che noi siamo sempre in evoluzione, non siamo mai statici, cosa succederà? Che la ferita aumenterà e diventerà anche più grave. E il fatto di non guardarla non mi permette di prenderne cura. Quindi quando una persona, anche con tutto l'amore del mondo, dovesse solo sfiorarmi sulla ferita, io avrò una reazione esagerata. Perché? Perché non ho curato questa ferita. Magari delle persone non si spiegano a volte perché noi abbiamo delle reazioni esagerate, ma in realtà lo facciamo perché dietro c'è qualcosa di irrisolto. La ferita o una maschera, la maschera che noi mettiamo sulla ferita è sempre un sintomo di qualcosa di più profondo. E ci permette anche di capire gli altri. Se delle persone magari sono antipatiche o rispondono male, evidentemente sono state ferite a loro volta. Chi è ferito, ferisce. Questo è matematico. Allora, quando noi non vogliamo affrontare qualcosa, mettiamo in atto delle maschere che non ci fanno essere noi stessi. Quindi noi vorremmo far uscire quello che siamo, ma non ci riusciamo, ma non ci riusciamo. Ho trovato un estratto molto bello che vorrei leggervi ed è molto esplicativo di quello che sto dicendo. Ascoltate bene. Dice: ascolta bene ciò che non ti dico. Non lasciarti ingannare da me. Non lasciarti ingannare dalle mie apparenze. Perché sono solo una maschera, forse mille maschere che ho paura di togliere, anche se nessuna di esse mi rappresenta. Do l'impressione di essere sicuro che tutto procede a gonfie vele, dentro come fuori, di essere la fiducia in persona, di possedere la calma come una seconda natura, di essere in controllo della situazione e di non aver bisogno di nessuno. Ma non credermi, ti prego. Esteriormente posso apparire tranquillo, ma ciò che vedi è una maschera. Sotto, celato, c'è il mio vero io, nella confusione, nella paura, nella solitudine. Ma io nascondo. Non voglio che nessuno lo sappia. Sono preso dal panico al sol pensiero di esporlo. Ecco perché ho costantemente bisogno di creare una maschera che mi nasconda, un'immagine pretenziosa che mi protegge dallo sguardo che capisce. Ma tale sguardo è precisamente la mia salvezza, ed io lo so. Quando però è seguito dall'accettazione dell'amore, allora diventa lo strumento che può liberarmi da me stesso, dal meccanismo di barriere che ho eretto, lo strumento che mi può rassicurare di ciò che non riesco a convincere me stesso, di valere veramente qualcosa. Ti racconto tutto ciò che non conta niente, e niente di ciò che è veramente importante, di ciò che mi strugge dentro. Perciò, quando riconosci questa routine, non lasciarti distrarre dalle mie parole. Ascolta bene ciò che non ti dico, ciò che vorrei dire, ciò che ho bisogno di dire, ma che non riesco a dire. Abbi pazienza con me. A volte sembra che quanto più ti avvicini, tanto più mi ribelli alla tua presenza. È una cosa irrazionale, ma è così. Combatto ciò di cui ho bisogno. L'uomo è spesso fatto così. Ma l'amore è più forte di ogni resistenza. E qui sta la mia speranza, la mia vera speranza. Aiutami a far cadere le barriere con le tue mani sicure, ma con mani gentili, perché un bambino resta molto fragile. Chi sono, ti domandi? Sono qualcuno che conosci molto bene, sono ogni persona che incontri, sono te stesso. Ho voluto leggere questo pezzo perché credo che davvero rappresenti la nostra voglia di essere amati, anche quando non riusciamo a dirlo agli altri. Perché davvero c'è un bambino tremante dentro di noi. Per questo, sforziamoci di amare, sforziamoci di capire l'altro, l'altro che abbiamo a fianco. Io credo che l'amore sia la soluzione a tutto. Grazie di avermi iscritto. Ciao.